È fissato per venerdì l'interrogatorio di Luca Vannucci, il consigliere comunale del PD che ieri, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Prato sui lavori allo stadio, ha restituito al sindaco il mandato di consigliere delegato allo sport. Vannucci, indagato insieme al presidente del Prato Paolo Toccafondi per corruzione nell'esercizio della funzione, è atteso dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, intenzionati a chiarire se Vannucci abbia ricevuto e accettato da Toccafondi anche solo la promessa di ottenere una qualche utilità per velocizzare i tempi di esecuzione dei lavori, così da avere a disposizione il Lungo Bisenzio in tempo per l'inizio del campionato. Vannucci non ha ancora deciso se accetterà di rispondere alle domande degli investigatori. Toccafondi non ha invece ricevuto, insieme all'avviso di garanzia, l'invito a comparire. Un progetto ambizioso, la riqualificazione dello stadio, non solo una ridisposizione delle tribune, ma anche lo spostamento del terreno di gioco, così da ricavare spazio per la realizzazione di 3 campi più piccoli da destinare all'attività del settore giovanile. Un progetto ancora più importante che coincideva con il periodo nel quale un imprenditore cinese aveva mostrato interesse a mettere una cospicua somma di denaro o addirittura a rilevare la società. Avere il Lungo Bisenzio pronto avrebbe dato più peso al Prato. Nelle carte arrivate in procura sulla scorta delle indagini della squadra mobile, anche un'intercettazione telefonica dello scorso 14 giugno. In quella telefonata Toccafondi dice di non perdere tempo e in quella stessa telefonata si fa riferimento a qualche favore o raccomandazione che, è l'ipotesi degli inquirenti, sarebbe consistita in una utilità a beneficio di Vannucci, utilità direttamente connessa al mondo dello sport. La trattativa con il cinese sfuma nonostante l'interessamento dello stesso Vannucci e del sindaco Biffoni e va all'aria anche la consegna dello stadio in tempo per l'inizio della nuova stagione. Nell'inchiesta sui lavori allo stadio, aperta la scorsa estate, sono indagati per falso ideologico in atto pubblico l'ex dirigente dei lavori pubblici Luca Piantini e il progettista della riqualificazione Francesco Sanzo, entrambi dipendenti del comune, e per false dichiarazioni rese al PM l'imprenditore Sandro Grassi della Castelnuovo Lavori, la ditta che si è aggiudicata l'appalto. I lavori, secondo le indagini, sarebbero stati costellati da una serie di irregolarità amministrative e per questo lo stadio fu messo sotto sequestro al termine di un controllo della ASL.